La morra. La morra. La morra d'alba. La morra d'alba. Da non confondere con un famoso vino marchigiano che è la lacrima di morra d'alba. Qui siamo alla morra, quindi usiamo il femminile, non confondiamo le aree geografiche. Siamo qui, abbiamo appena terminato una degustazione di pizza. Nonostante questo sia un ristorante, siamo con il patron Martucci. Martucci Domenico. Ecco, Martucci Domenico, perché poi i Martucci sono tanti, ma è quello qui che si è trasferito praticamente dalla Puglia. Sì, ecco. Sono di origine pugliese e mia mamma invece è origine a Casertana. Ah, quindi c'è un legame diretto, anche perché poi insomma la Puglia confina con la campagna. E chiaramente c'è un filo diretto, quindi lei è da Martina Franca. Da Martina Franca. Ecco, altra località che noi amiamo per il festival della Valle d'Itria, la musica lirica. Tra l'altro mi sembra di capire che lei comunque, come noi del resto, insomma, che girovaghiamo, insomma, abbia avuto a che fare con il bel canto. Sì. Ecco, quindi ha avuto modo anche di lavorare non solo qui in Langa, ma anche a Torre del Lago, che sono stato responsabile dal 2006 al 2010 del Teatro Pucciniano. E prima ancora a Torino con un bar pasticceria della Ferrera di via Tricoli. Molto della famosa. Ferrero. Della Ferrera. Della Ferrera. Ferrera? Sì, in via Tricoli, angolo di Filadelfia. No, lo sai perché qua Ferrera, per capire, perché prima abbiamo usato un maschile, un femminile, insomma, abbiamo un po' giocato, ma fondamentalmente siamo qui perché è arrivato giustamente il terzo spicchio importantissimo del Gambero del Gambero Rosso. Poi anche adesso c'è la classifica delle migliori pizze, voluta fortemente dal Strade della Mozzarella. Ci auguriamo che anche il Gorgonzola faccia qualcosa del genere. Sì. Ecco, sì, alla risposta magari nordica della pizzeria, ma staremo un po' a vedere, perché avere comunque più strumenti per capire anche quali sono i locali che servono pizza in Italia, nonostante ci sia, come dire, una ormai da tempo, insomma, una ampia scelta dei ristoranti gastronomici, questo non vedo perché non si debba fare, soprattutto in Italia, per la pizza. Ecco qua, quindi sono arrivati tre spicchi, quindi è stata, come dire, una bella soddisfazione. È stata una bella soddisfazione, è stata molto dura prenderli, però comunque poi alla fine, col sacrificio, l'impegno e la determinazione, siamo riusciti a prendere questi tre spicchi, che ripeto è stata veramente dura prenderli. Ecco, quindi questa pizza, che poi è certificata anche dalla pizza, ecco, della cena napoletana, ecco, che è un disciplinare molto... Ecco. Che io faccio parte, sono responsabile del Piemonte da 5 anni e faccio parte dell'associazione dal 2007. Niente, è stato difficile perché purtroppo quando si parla di pizza napoletana tutti pensano che sia a Napoli, invece in realtà ci sono tantissime pizzerie sia in Italia che nel mondo che fanno una buonissima pizza napoletana. E come ci sono tante imitazioni, sia soprattutto in Italia e soprattutto nel mondo, che scrivono fuori pizza napoletana, poi non lo è. E questo, e poi secondo me, questo qui è stata una moda di questi ultimi 10 anni, sia per la mozzarella di bufala, sia per la pizza napoletana, è una moda. Senza togliere, perché io ritengo che le pizze siano tutte buone, che siano in tegamino, che siano in teglia, che siano toscane, se una pizza è buona e fatta bene con passione, sono buone tutte quante. Quindi, poi uno fa una scelta di mercato. Ecco, quindi la sua pizza qui... La mia pizza è una pizza stile napoletana, rivisitata leggermente per i gusti delle persone del Piemonte e della zona dove vivo. Quindi qual è il mix che funziona qui in Piemonte, che lei ha messo a punto? Il mix che funziona in Piemonte. In Piemonte erano abituati a mangiare una pizza molto sottile e molto croccante, anzi quasi, diciamo, secca, come nella maggior parte dell'Italia. E io sono riuscito col tempo, con un po' di mestiere, perché appunto nasco cuoco e non nasco pizzaiolo, a farla diventare... Lei lo sa che si nasce cuochi, ma pizzaioli si diventa come pasticcere. Sì, sa che appunto, poi per esigenza, tutti siamo cuochi, dobbiamo preparare da mangiare, no? Lo facciamo mediamente 2 volte al giorno, poi chiaramente fare una pizza, come fare il vino. Il vino,
chiaramente qualcuno l'ha dovuto progettare, cioè è logico. Io ho fatto anche del vino, comunque in questi anni qua, per provare e per riuscire a capire quanto sacrificio ci vuole e quanti costi ci vogliono per fare una bottiglia di vino, e allora così sono riuscito a capire perché tante bottiglie costano quel prezzo lì, perché prima che venissi qua alla Morra non ero tanto in grado di capire. E vabbè, quindi per me comprare una bottiglia di Barolo oggi che costa 50, 60, 30, da 30 euro ai 100, 200, 300 euro, non riuscivo a capire perché costasse così tanto. Ho provato a fare il vino 2 anni e poi ho capito perché costa così tanto. Certi vini costano così tanto, al di là della bontà del vino. Chiaramente il locale si chiama Perbacco. Il locale si chiama Perbacco perché io e mia moglie abbiamo deciso di chiamarlo Perbacco. All'inizio volevamo chiamarlo La Morra, poi non c'è stato possibile chiamarlo La Morra perché il comune non voleva, e allora abbiamo chiamato Perbacco, così Perbacco che è un'esclamazione di Totò che dava la pizza napoletana, e Bacco è la divinità del vino, quindi abbiamo sommato le due cose. Quindi insomma è un chef mancato, non so cosa potremmo dire. Non sono un chef mancato, sono venuto in un momento qui alla Morra dove c'erano 14-15 ristoranti e dove ci sono i più bravi cuochi, forse, non dico d'Italia, ma quasi. Come infatti anche in questa zona qui ci sono i locali più stellati di tutta Italia. Se in una provincia ce n'è uno, qui da noi ce ne sono 10. E quando sono venuto in quel periodo, qui i ristoratori di questa zona qui e soprattutto di La Morra erano veramente, veramente molto bravi. Quindi quando tu arrivi da fuori, ti vuoi inserire nel mercato, diventa molto difficile. Volevo capire, perché so perfettamente che intanto il tartufo è il peggiore nemico degli chef creativi. Sì. Anche perché qui chiaramente poi state entrando, in questo momento siamo nella fase estiva, in attesa chiaramente del primo tartufo tuber magnato un picco, sì, no? Bianco, che sì, come dire, arriva poi verso settembre-ottobre, sì, no? Quindi noi siamo qui alla fine di agosto. Sì, ecco, la raccolta quindi dovrebbe partire dal 26 settembre, ma secondo me quest'anno è molto molto più tardi, sperando che ce ne sia qualcosa. Quindi chiaramente qui pizze col tartufo, immagino. Qui facciamo pizze col tartufo bianco, in questo periodo le proponiamo col tartufo nero. E niente, gli stranieri gradiscono, e quindi perché noi siamo un'alternativa ai ristoranti, nel senso che dopo 2-3 giorni che mangi cucina piemontese, non dico che diventa una cosa pesante, ma comunque dopo 2-3 giorni che mangi pranzo e cena cucina piemontese diventa poi veramente pesante. Allora noi siamo l'alternativa a questi stranieri che vengono qua sulla Morra a degustare sia il cibo che il vino. Poi diciamo che il tartufo, come dire, è un po' come anche il vino, per abbinare bene un grande vino, la pizza sicuramente l'abbinamento migliore, anche se c'è una sorta di tabù, diciamolo. Sì, sì, no. Ecco, c'è un tabù. I nostri clienti stranieri bevono quasi tutti il vino. Noi abbiamo 150 etichette, quindi possono abbinare tutto quello che vogliono con le pizze che proponiamo. E la maggior parte delle etichette comunque sono del territorio di La Morra e dintorni. Perbacco chiaramente, manco di no. Volevo capire se poi nei ristoranti si prende un tagliolino che può costare dai 10 ai 15 euro e poi si aggiunge la grattata di tartufo che mediamente è 45 euro come minimo. Dipende le annate. Quest'anno, l'anno scorso può variare. L'anno scorso poteva costare di meno, 2 anni fa costava molto di più. La previsione? Penso che quest'anno 50 euro. La grattata? Sì. Ecco. E voi con la pizza come fate? Noi siamo simili. Noi la pizza, il disco con un po' di mozzarella e fontina, lo facciamo pagare come fosse un tagliolino, e la grattata è come... Ecco, quindi sopra. A parte. Lei adesso chiaramente grattiamo sopra. Sta già tirando fuori la bilancia? Quest'anno penso che no, quest'anno la tiriamo un po' più. Stiamo parlando del 2017, poi queste interviste poi le vedono su YouTube anche negli anni a venire, quindi 2017 c'è questa diciamo questa ipotesi, ecco. Quindi comunque anche qui chiaramente bilancio, ecco, e tartufo quindi bianco. Chiaramente uno sceglie quanto tartufo vuole, vuole e chiaramente c'è il peso. Abbiamo avuto anche un cliente che si è grattato 450 euro di tartufo bianco su una pizza, ecco.
quando il tartufo costava molto meno di questo prezzo. Questo chiaramente è richiesta del cliente a parte. Quello, ecco, ecco, quello. Ecco qua. Ecco. Beh, io penso che se poi sono arrivati questi tre spicchi, immagino abbiano anche considerato che insomma una pizzeria in un posto, un luogo come sì. questo, dove potete chiaramente meritasse ampiamente questo no? Questo riconoscimento, ma no? Questo penso è... di sì, penso ecco. di sì, per, soprattutto per il sacrificio che abbiamo fatto io e mia moglie in questi anni per tirare su questa pizzeria, per portarla a questo livello, non tanto per tirarla su, perché noi abbiamo lavorato già da subito, però per portarla su e farci conoscere ci abbiamo messo molto molto tempo. Ecco, intanto qua mi sembra di capire ci sono anche pizze sotto i 10 euro come abbiamo poco pizze, poco sì. sopra. Sì, abbiamo delle pizze che partono da 7 euro, e arriviamo fino a 18 euro e poi col tartufo bianco poi lì si va. Ecco, poi il cliente può scegliere chiaramente di avventurarsi, anche perché poi la differenza diciamo nei ristoranti, so, Pinchiorri chiaramente è un ristorante molto costoso, ma sì. lì poi il prezzo lo fanno i vini. Sì, sì. Ecco. No, i vini siamo nella media della zona, poi è vero abbiamo anche noi delle etichette che costano 200 euro, ma lì tanto è sempre scelta del cliente. Vabbè, se lo vuole spendere quello... ci sono dei vini ottimi a 20-30 euro e non c'è bisogno di andare a spendere 200 euro. Poi se non male, se uno vuole il meglio c'è anche il meglio. Abbiamo anche quelle etichette lì. Bene, questo è Perbacco, quindi tre spicchi. Poi anche in classifica, immagino, anche nella 500 sì. top pizza, sì, sì. ecco, posizionati molto bene. Bene. Anche perché poi il locale è appena entrato, no? Nel firmamento sì. di questi, sono una cinquantina, voi quanti siete? Sì, una cinquantina di tre spicchi, appunto. No, tre spicchi di pizza napoletana siamo 21. Ecco, proprio perché qui rientrate, sì. ecco. Quindi non sono focacce con ingredienti crudi sopra, questa è la pizza. È la pizza. La pizza. La pizza. Ecco. Poi ci mettiamo anche qualche ingrediente crudo, ma lì ce ne sono uno o due massimo. Ah, ecco, quella è la pizza cucinata. Pizza cucinata. Pizza ecco. napoletana cucinata. Ecco. Bene, complimenti. Altre cose che possiamo dire che magari ci siamo dimenticati, anche perché a fine pasto poi questi vini, devo dire, insomma, fanno il loro abbiamo effetto, anche, quindi si perde un po' il controllo. Sì, no, abbiamo anche una serie di birre artigianali, artigianali. Ecco. Abbiamo quasi 30 etichette di birre. 30 etichette di birre, perché comunque noi, essendo pizzeria, dobbiamo puntare anche sulle certo, birre. La certo. gente beve molta birra e soprattutto i giovani. E abbiamo delle etichette importanti, dalle Baladen la Baladen poi si fa qui in zona Piozzo, Teomusso, poi abbiamo la 32 via dei Birrai, abbiamo la Pedovena, la Superior, Menabrea, di birre speciali ne abbiamo parecchie. E birre anche. Beh, Martucci è un nome, una garanzia, un cognome è una garanzia. Sì, diciamo che in Puglia sì. In Puglia sì. Ecco. Nella zona della Puglia, Martina Franca sì. Bene. Quindi i suoi inizi quali sono stati? Lei come nasce? Io nasco come ho studiato cucina, ho preso il diploma di cuoco, poi ho avuto un bar pasticceria, come ho detto prima, della Ferrera, e quindi ho iniziato già a dedicarmi un pochino alle farine. E ho avuto un altro locale molto importante a Giaveno, il Gran Caffè Roma, che lì era gelateria. Qui dove sempre qui? Nella zona di Torino. Poi dopo dal 96 al 2000 stanco di fare il barman, sono entrato appunto come responsabile della cucina del Teatro Pucciniano, quindi come primo chef, e ho iniziato lì, ho fatto 5 anni di cucina, che era quello che amavo più fare. Poi ho conosciuto mia moglie, ci siamo trasferiti qui ad Alba La Morra e lì abbiamo iniziato. Siamo partiti come piccolo ristorantino e poi dopo nel 2004, quando è iniziata la crisi dell'euro, soprattutto per gli stranieri, abbiamo deciso di mettere un forno a legna perché i miei genitori andavano in pensione e quindi di conseguenza abbiamo deciso di far mettere questo forno a legna. Per darlo giusto qualche pizza ai bambini, alle famiglie, per far ritornare un attimino le famiglie nei locali. E in giro di poco tempo ci siamo girati in pizzeria e dal 2007-2009
sono andati sempre più crescendo. C'è un periodo di pausa che riuscite a fare o si lavora sempre? Noi il periodo di pausa per noi è fine gennaio, febbraio. Ah, lì, ecco. Facciamo quasi 15 giorni di chiusura, dipende il periodo, secondo anche se c'è neve, non c'è neve in questa zona, perché nevica anche molto delle volte. E quella. Poi ci prendiamo così dei sbagli io e mia moglie, 2-3 giorni o a giugno o a settembre o agosto, dipende come siamo messi secondo il personale. Quindi comunque nel tempo il tartufo si è un po' spostato, diciamo, più verso Natale, gennaio, sì, piuttosto che purtroppo il clima fa, purtroppo soprattutto in questi, purtroppo il clima in questi ultimi 5-6 anni, facendo sempre più caldo, quindi le piogge diminuendo sempre di più, ha allungato la stagione. È vero che il tartufo è sempre il migliore, è sempre stato nel periodo di Natale, da metà novembre a Natale. In questo periodo invece, in questi ultimi anni, si è spostato addirittura da inizio dicembre a fine gennaio. Quindi diciamo, se non nevica, quindi diciamo non è più come una volta, no, che a Natale tutti i locali erano chiusi, ecco, stagione. Quindi è cambiato, sì. Anche voi avete vissuto, diciamo, infatti, questo. Infatti all'inizio erano solo 4 settimane di fiera, adesso la stanno spostando sempre di più, è quasi un mese e mezzo, 2 di fiera. Ecco, quindi non specifiche, però manifestazioni ce n'è quasi per 2 mesi, quindi fino ai primi di novembre. Queste pizze poi con cui si abbina il tartufo poi sono, diciamo, quelle basi, cioè la sua sì, pizza? Sì, sono pizze basi, abbiniamo il tartufo bianco solo nel periodo che lo possiamo. Quindi è una focaccia con sopra il tartufo? Focaccia con fonduta, che è basata dalla fontina, e mozzarella di bufala. Basta. Ecco, questo è proprio tartufo. Semplicissimo. Sì. E invece poi vabbè, proponiamo anche la sapore di langa, che con funghi porcini freschi e salsiccia di brano. Quindi invece la pizza degustazione come la vede? La pizza degustazione, noi ci giro pizza, non giro so queste pizza, tutto, ecco, quanto, sì, però il problema è che facendo una pizza napoletana e non una pizza gourmet diventa difficilissimo poi dividere, perché un giro pizza si può fare se si è in 8, in 6, iniziare a dividere o prendere tante pizze diventa molto difficile, è pesante. Ecco, diciamo che la coppia, diciamo, chi è che ce lo richiede, ad esempio quando sono in 6 o in 8 lo facciamo, a leggere pizza. Scelgono le pizze e noi le vediamo. E adesso purtroppo anche per presentare queste pizze, non dico gourmet ma quasi, abbiamo anche purtroppo devi fare anche riscaldare il piatto perché non si deve raffreddare, via dicendo, tutte queste cose qua. Quindi c'è poi la vostra pizza per bacco, che è quella che vi rappresenta. La nostra pizza per bacco è forse una delle pizze più strane, più semplici, gorgonzola, noci e pere. Non so perché abbiamo chiamato quella per bacco. Così, abbiamo deciso di chiamare per bacco quella, è una pizza che va tantissimo e va bene così. E anche è l'unica pizza che abbiamo a base di frutta. Poi comunque non è che è necessariamente chilometro zero, qui non vi ponete il problema, nonostante tutto il meglio della gastronomia. A me mi arriva regolarmente la mozzarella da bufala 2 volte alla settimana da Napoli, anzi dalla provincia di Caserta, da Versa precisamente. Mi arrivano tranquillamente i pomodorini del Pienno da quella zona, come il capocollo di Martina Franca. Mi arriva tutti i prodotti che possiamo avere. C'è la salsiccia di Bra, chiaramente. Ecco, sì, quindi, ecco, ne abbiamo tante a chilometro zero, ma ne abbiamo anche tante che arrivano. Comunque, prodotti italiani. Tutti i prodotti italiani, quello è sicuro. Quella è l'unica cosa sicura, e tutti i prodotti DOP. Poi ci sono anche quelle cose che, ad esempio, gli stranieri che frequentano molto e che magari trovano all'estero, anzi, se a volte si chiede come mai magari si mangia, non so, un prosciutto ricotto tartufato di Modena, lo trovi all'estero, sì, sì, ma magari chiedi a Modena non si sa chi lo faccia. Invece in realtà esiste. Ci sono prodotti, no, che si scoprono all'estero. Usiamo un prosciutto cotto all'aroma al tartufo, che non viene commercializzato, almeno nella nostra zona qua in Piemonte non viene commercializzato, ma viene commercializzato solo in Francia, ed è un prodotto tipico italiano. Qui fate una pizza?
facciamo una pizza che si chiama La Delizia al tartufo. Ah, questa è altra pizza di quelle, sì, più gettonate. Prosciutto cotto, appunto, aromatizzato dal tartufo, burrata all'aroma di tartufo nero, e mozzarella di bufala e uovo. Bene. Complimenti, quindi. Grazie. A Domenico della Pizza Verace, numero 162. Ecco, quindi, come dire, uno dei primi. Ecco, quindi, dei primi, sì, più o meno. Più o meno, uno dei primi. Poi quanti siete in tutto? Adesso siamo quasi 800. Ecco. Negli ultimi anni, appunto, si è sviluppato molto l'associazione. Fino a quel periodo lì, un po' meno, appunto, eravamo in pochi nell'arco di 20 anni. In questi ultimi 10 anni è triplicato, appunto, il numero di associati. Domenico Martucci per Bacco. Grazie.